Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Come sindaco di Bologna, di un territorio alluvionato, io non posso ascoltare che ancora siete qui a decidere se fare o no un commissario. È un mese che c'è stata l'alluvione. Io oggi ho firmato una determina di 8,5 milioni di euro per far partire i lavori sulla somma urgenza. Non so neanche se ci rimborserete questi fondi. Fateci sapere che cosa farete allora, per l'articolo Romagna, 18 l'ha letto, davvero, l'articolo 18 l'ha letto, l'articolo 18 del decreto legge l'ha letto. Ma lei pensa che io possa andare dai cittadini perché a insomma urgenza, dire che devono leggere l'articolo 18? Insomma urgenza. No, quanti miliardi avete messo? No, io le dico di più. Lei dovrebbe dire, ma non lo dice, che ancora oggi, dopo 11 anni, contrariamente a quello che avete detto, è in vigore lo stato d'emergenza per il terremoto, non solo la gestione commissariale. Ma e qui stiamo parlando di una vicenda che dura da 40 giorni, mi lasci finire, è una vicenda che dura, perché l'avete preso come termine d'ordine, finisce Foti, poi va Lepore, ma vado subito alla conclusione, perché l'hanno preso come termine di efficienza. Qui abbiamo una situazione, sindaco Lepore, dove se lei avesse ascoltato tutte le audizioni, abbiamo addirittura dei comuni che non sono nell'elenco dei comuni alluvionati. Non li inserite per forza. Tant'è vero che ieri... Non lo sa come funziona allora. Perché il governo ha chiesto alla protezione civile l'elenco dei comuni. Intanto noi stiamo la protezione facendo civile i cantieri, l'ha chiesto ovviamente nulla, ai comuni se erano delle situazioni, ma eviti di dire cose che non esistono, perché sa benissimo come funziona. Se vuole la compagna, vi erano addirittura dei comuni che erano impossibilitati a comunicarlo. Vi erano dei comuni che erano impossibilitati a comunicarlo, sindaco, e non a caso non ieri in commissione, tanto abbiamo concluso. Guardi che ci sono comuni dicendo... isolati perché non hanno i soldi per riparare le strade. Foti però deve concludere perché così Lepore elettrica. Stiamo parlando di trasmettergli i dati, lei lo sa benissimo, non si portano a mano i dati. Allora abbiamo chiesto gentilmente di seguire la procedura, anche posticipando un attimo la trattazione degli emendamenti per far sì che tutti i comuni alluvionati possano essere correttamente ricompresi. Lepore, mi